È incredibile, sotto sì. I riflettori il vino una volta fresco è diventato brulè. Volevo ringraziarvi, chiedervi scusa se l'acustica non è stata delle migliori, ma ce l'abbiamo messa tutta. Arrivederci naturalmente al 10° centenario. Ragazzi, fa ridere e scherzare, non passa? Ah, ne avete ancora voglia? Non siete matti? Ma guardate che... Vi ringrazio, arrivederci al 10° Non so che viso avesse neppure, come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia ho l'immagine sua, però i sono tutti giovani e belli, però i sono tutti giovani e belli, però i sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembrava il treno anch'esso un mito di progresso lanciato contro i continenti, lanciato contro i continenti, lanciato contro i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, e l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. E contro i re, ai tiranni, scoppiava nella via la bomba proletaria e illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita, pensava coi velluti agli ori, pensava al magro giorno della sua gente attorno, pensava un treno pieno di signori, pensava un treno pieno di signori, pensava un treno pieno di signori. Non so che cosa accadde perché prese la decisione, forse una rabbia antica, generazioni senza nome, e urlarono vendetta e accecarono il cuore. Dimentico pietà, scordò la sua bontà, la bomba sua la macchina a vapore, la bomba sua la macchina a vapore, la bomba sua la macchina a vapore, vai! E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva, sembrava un giovane puledro che appena liberato il freno mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. È un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo, pensò che avevi il modo di riparare a qualche torto. Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandar via la sua paura, e prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura. Correva l'altro treno ignaro, quasi senza fretta, nessuno immaginava di andare verso la vendetta. Alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno,
notizie d'emergenza, agite con urgenza, un pazzo si è lanciato contro il treno, un pazzo si è lanciato contro il treno, un pazzo si è lanciato contro il treno. Ah, corre, 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 corre la locomotiva, e simili il vapore sembra quasi cosa viva, e sembra dire i contadini curvi, quel fischio che si sparge in aria, fratello non temere che corra il mio dovere, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria. E corre, 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 sempre più forte, e corre, 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 verso la morte. E niente ormai può trattenere l'immensa forza distruttrice, aspetta solo schianto e poi che giunga il manto della grande consolatrice, della consolatrice, della grande consolatrice. La storia ci racconta come finì la corsa, la macchina deviata lungo la linea morta, con l'ultimo suo grido d'animale la macchina ruttò la piglia e lava, esplose contro il cielo, poi il fumo sparse il velo, lo raccolsero che ancora respirava, lo raccolsero che ancora respirava, lo raccolsero che ancora respirava. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro il motore, mentre fa correr via la macchina a vapore, e che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva, lanciando bomba contro l'ingiustizia, lanciando bomba contro l'ingiustizia, lanciando bomba contro l'ingiustizia. Vi ringrazio. Arrivederci. Ciao.